10. E via, quanti sono? 3. Seppie con patate saranno preparate con 1 chilo di seppie, 600 g di patate a pasta gialla, mezzo bicchiere di vino bianco, olio extravergine d'oliva, sale, aglio, peperoncino, prezzemolo e limone biologico. Fettine sottili perché sono seppie molto grandi, quindi se noi vogliamo ridurre il tempo di cottura, anche per una migliore miscelanea con le patate, è bene farle piuttosto sottili, ecco. Noi ora iniziamo a mettere al fuoco le seppie. Ovviamente è consigliabile in questo momento, visto che andremo a far appassire dell'aglio, mettere tutto a pentola fredda, perché se noi scaldiamo precedentemente l'olio, poi nel momento in cui andiamo a mettere l'aglio brucia immediatamente. Ora aspettiamo che comincino a ridursi in modo che possiamo aggiungere ancora altre seppie. Ho aggiunto semplicemente le patate, ora le facciamo cuocere lentamente in modo che assorbiranno un po' l'acqua di cottura delle seppie, cuoceranno nel loro vapore e al termine le chiuderemo semplicemente aggiungendo prezzemolo, scorza di limone, se servirà un pochino d'olio, e dobbiamo ricordare che dobbiamo aggiustare ancora di sale. È buonissima! Assaggiamola questa seppia, intanto la gusti ancora, ci pensi un po'. Per preparare questa francesina alla povera servono per 6 persone 6 kg di cipolle rosse toscane, 2 o 3 kg di lesso, una passata di pomodoro fresco, olio d'oliva, un uovo, un po' di succo di limone, poi sale e pepe. Quindi stanno iniziando a preparare i nostri amici dell'Istituto Alberghiero di Pisa questa francesina alle povera. Nell'addizione, essendoci francesina alla povera, in realtà questa è la versione con la carne, è la francesina classica, perché per francesina alla povera nella tradizione pisana si intende l'utilizzo delle cipolle con le uova. Le cipolle devono avere questa cottura veramente dolce, e anche il pomodoro, quando lo andremo a mettere quasi subito, dovrà perdere ovviamente l'acidità. È utile usare pomodori freschi. Ho aggiunto solo un pizzichino di sale e un pizzichino di pepe. Aggiungeremo le uova strapazzate con un pochino di succo di limone, creeremo una sorta di crema e poi perfezioneremo con qualche foglina di basilico. g di ceci lessati, 200 g di bietola, 350 g di polpa di pomodoro, un'acciuga sotto sale, una cipolla, uno spicchio d'aglio, 4 fette di pane casalingo, formaggio grattugiato, olio extravergine d'oliva, sale, pepe e peperoncino. Anche qui naturalmente serve una preparazione, quella dei ceci, che devono essere lessati in acqua, salvia e aglio. Professore, quindi in questo cazzucco non c'è del pesce? No, qui c'è soltanto un simulatore di pesce, un esaltatore di sapidità naturale, che sono i filetti di acciuga, che daranno una leggera pungenza, ma assolutamente il pesce non c'è. Mettiamo anche un pochino di peperoncino, proprio un po' come la base del cacciucco livornese, solo che abbiamo appunto in più un po' di cipolla. L'acqua di conserva dei legumi di oggi non va buttata via, una volta era ricca di conservanti, oggi grazie alla tecnologia non hanno conservanti, hanno soltanto un po' di sale, quindi va usata come se fosse un vero e proprio brodo naturale. La salvia ovviamente un pochino qui dentro ce la devo mettere, perché si deve sentire. Una volta che le acciughe si sono sfatte leggermente, aggiungiamo un po' di vino bianco e subito dopo aggiungeremo il protagonista insieme ai ceci. In realtà è un quantitativo molto minore, ma serve, e è la bietola.
ho fatto appassire la bietola. Ora noi metteremo un po' di ceci interi, dopodiché gli altri li frulleremo con il loro brodo di cottura. Aggiungo dell'altro pomodoro. Questa ricetta invece sarà conclusa soltanto appoggiandola su questo crostone di pane ben intriso, ben condito con dei buoni formaggi misti grattugiati. Non è indicato solo il parmigiano.